qui San Desiderio, siamo con Pierluigi Gatto che in un momento in cui la partita stagnava un po' si è inventato un gol fantastico, uno stop che non so se volesse essere così, però rimediato con una fantastica rovesciata e gol. E poi che partita è stata? È stata una partita complicata perché comunque conoscevamo gli avversari, conoscevamo l'allenatore che secondo me è molto bravo e quindi ci hanno messo sotto pressione, ma noi siamo stati bravi a gestire la partita e quindi complimenti anche al nostro mister che è stato molto bravo a leggere la partita. E basta. Allora, primi 15 minuti avete giocato con palloni lunghi. Poi, come la palla è finita a terra, siete diventati la bella goliardica di sempre. Assolutamente. Come mai coi primi 15 minuti di palle lunghe? Noi solitamente i primi 15 minuti li usiamo per gestire un attimo la partita o comunque guardare anche come si mettono in campo gli avversari, e abbiamo capito che sulle palle lunghe comunque loro erano molto bravi fisicamente, erano molto grossi, e quindi palla a terra si è riusciti a trovare il nostro gioco quale è, e quindi si è riusciti a esprimerlo molto bene. Periodo poco positivo lasciato dietro le spalle, adesso si rinizia a trottare. Assolutamente sì, è stato un periodo negativo solamente la domenica, perché noi siamo molto bravi in allenamento, ci impegniamo sempre e lavoriamo sempre al 100%, però c'è andata storta due domeniche, ma adesso siamo pronti a ripartire. Rientro di Mura? Rientro di Edo, per me è un giocatore fortissimo e io ho solamente da imparare da lui, quindi sono contento in primis che sia tornato perché può dare una grossa mano a questa squadra. Ma l'idea è che potete coesistere o siete... Questo spetta al mister dirlo, io veramente lo reputo un grandissimo giocatore e di conseguenza sia che ci sia io ci sia lui, principalmente per me l'importante è vincere, essere un gruppo coeso e arrivare all'obiettivo finale. Ok, grazie mille, ciao.